Anticipazioni un altro domani, puntate spagnole. L'inquietante scoperta di Victor. Un altro domani sta per regalare nuovi momenti di grande tensione ed interesse ai telespettatori. Al centro dell'attenzione nel corso delle puntate spagnole ci sarà Victor, il quale sarà distrutto per la morte di sua madre Ines. Ben presto, però, il giovane scoprirà che dietro questo terribile atto si nasconde Patricia e sarà per lui un evento a dir poco scioccante. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni un altro domani, puntate spagnole. Ines perde la vita. Il personaggio di Ines è sempre stato importante in un altro domani. La madre di Victor ha anche intrapreso una relazione extraconiugale con Angel, avvenimento che l'ha sempre fatta finire al centro delle trame della soap. Nonostante il rischio di essere scoperta, Ines è sempre riuscita a mantenere al sicuro il suo segreto e a portare avanti la storia d'amore con Angel. Purtroppo, però, nelle puntate andate in onda in Spagna, si assiste ad un tragico epilogo che la riguarda direttamente. Infatti, Ines inizia ad avere dei dubbi su suo marito e su Patricia, soprattutto quando Alicia viene assassinata misteriosamente. Si scopre che la ragazza era venuta a conoscenza di alcuni traffici illegali che coinvolgevano Ventura ma anche la compagna di Francisco. Il giorno delle nozze di Victor e Carmen, tutti gli invitati sono arrivati per assistere al grande momento ma Ines non è presente. Si tratta di una sorpresa per Victor, che sa bene che sua madre non sarebbe mai mancato in un giorno così importante. Ben presto, quindi, Carmen e Victor vanno a vedere cosa sta succedendo e la Villanueva fa una scoperta tragica. Ines è stata ferita gravemente e sembra essere in fin di vita. Effettivamente la madre di Victor perde la vita tra le braccia di Carmen, proprio in un giorno così importante per la vita di suo figlio. Victor non riesce a darsi pace dopo un avvenimento così devastante. Anticipazioni un altro domani, puntate spagnole. Victor scopre la verità sull'omicidio della madre. Dopo la morte di Ines, tutti i protagonisti sono consapevoli che non si è trattato di un malore o di qualcosa di accidentale. La guardia coloniale inizia ad indagare sull'omicidio della donna e lo stesso decide di fare suo figlio Victor. Il ragazzo infatti non intende fermarsi finché non saprà chi ha assassinato la sua amata madre. Le sue indagini non portano a dei risultati concreti, finché qualcuno non decide di raccontare tutto ciò che ha visto. Si tratta di Enoa che ha assistito alla morte di Ines e conosce perfettamente l'identità del responsabile. La domestica, dispiaciuta per la sofferenza di Victor, decide di raccontargli tutto e così gli svela di aver visto proprio Patricia che stava togliendo la vita a sua madre. Fuori di sé, Victor torna a casa e decide di prendere la sua arma da fuoco per andare direttamente a casa di Patricia per fargliela pagare. Mentre si sta avviando e sta raggiungendo la casa della donna, però, la incontra per la strada. A quel punto, Victor decide di non usare subito l'arma, ma ferma Patricia e la minaccia duramente. Infatti rivela di sapere che è stata lei ad assassinare Ines e promette che non si fermerà finché anche la sua vita non sarà finita. Queste parole preoccupano Patricia la quale, come sempre, sa però benissimo quali armi usare per colpire i suoi nemici. Infatti la donna inizia a tenere Carmen segregata in casa con la complicità di Francisco, sapendo che la Villanueva sta ancora pianificando la fuga per stare finalmente insieme a Quirós. Questo sequestro di Carmen ovviamente non fa piacere a Victor, che trova un modo per risolvere tutto. Voi che cosa ne pensate? Credete che Victor la farà pagare a Patricia o la donna riuscirà ancora a farla franca? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.